dal X fino agli inizi del XIV secolo, l'Europa conosce una straordinaria crescita demografica ed economica. L'incremento della produzione agricola e dei consumi, e soprattutto la ripresa degli scambi commerciali, pongono le basi di quella che gli storici hanno chiamato la rivoluzione commerciale del Medioevo, da un'economia di tipo feudale e agricolo, basata sulla sussistenza e sull'autoconsumo, si passa nel giro di pochi secoli a un'economia di mercato, basata sulla circolazione delle merci e del denaro. Luogo di incontri e di scambi, la città diventa il cuore dell'economia basso-medievale. Soprattutto in Italia, avvantaggiata dalla sua posizione geografica, le città divengono sede di importanti mercati e polo d'attrazione per i mercanti stranieri, che comprano e vendono merci provenienti dall'Oriente e da ogni parte d'Europa. Bonvesin della Riva, maestro di grammatica del 200, descrive così la vivacità e il benessere che caratterizzano Milano, centro cruciale del commercio italiano ed europeo. Se volessi elencare ordinatamente il numero degli artigiani di ogni tipo e poi dei mercanti che girano ogni parte della terra per i loro mercati e infine dei merciai ambulanti e dei venditori all'asta, io credo che quanti mi leggono e mi ascoltano ammutolirebbero, per così dire, dallo stupore. Entro la città, 4 volte all'anno, si tengono mercati generali. A tutti questi raduni mirabilmente affluiscono, in numero quasi incalcolabile, venditori e compratori delle varie merci. Inoltre, in 2 giorni di ciascuna settimana, cioè il venerdì e il sabato, in diverse parti della città si tiene un mercato comune. Anzi, ciò che conta di più, anche ogni giorno quasi tutti i beni necessari agli uomini vengono esposti in abbondanza nelle piazze, e messi in vendita con gridi di richiamo. Rispetto all'immobile società rurale, la città è il luogo del dinamismo economico e della mobilità sociale. I principali artefici di questa trasformazione sono i mercanti, che prendono dimora stabile nei centri urbani e, mentre inviano in giro per il mondo le loro merci, diventano i protagonisti della vita cittadina. I ricchi borghesi entrano negli organi di governo cittadini ed attraverso le loro banche prestano denaro a municipalità e sovrani, ma sono oggetto del disprezzo dei nobili. Per elevare il proprio prestigio e fare impressione sulla società si fanno costruire dimore in pietra e palazzi imponenti. Altro cuore pulsante delle città sono i monasteri e i luoghi di culto. Espressione del sentimento di forte religiosità presente nel Medioevo. Il complesso del monastero è ad un unico piano, esso è frutto di un lento processo di trasformazione iniziato verso la metà del 200 e completato nel 300, come testimonia la coesistenza di elementi del linguaggio romanico e di quello gotico. La chiesa ha una pianta basilicale a croce commissa a 3 navate, con transetto e abside semicircolare orientato verso est. La facciata della chiesa è a salienti ed è preceduta da un protiro con colonne di reimpiego di ordine ionico. Seppure la struttura dell'edificio abbia ancora caratteri dell'arte romanica, come l'imponenza delle masse murarie e il prevalere degli spazi pieni sulle superfici vetrate, sono presenti un rosone e finestre ogivali del periodo gotico. Il chiostro del monastero è delimitato da pilastri con capitelli romanici e archi a tutto sesto. Al centro è presente un pozzo.
lungo le mura interne del chiostro è possibile ammirare alcuni affreschi appartenenti ad un pittore del Trecento e alla scuola di Giotto. Nello spazio tra le mura del nucleo abitato e il convento, i monaci hanno realizzato un orto, accessibile anche da una delle porte esterne della cinta muraria. Alla metà del Trecento la fase espansiva iniziata con il nuovo millennio finisce. Alcuni protagonisti della straordinaria ascesa del ceto mercantile escono di scena. Il mio nome è Bartolo Dimone De Bardi, da secoli mercante in Firenze e poi in ogni dove, financo a Gerusalemme e Costantinopoli. Duro mestiere è quello di mercante, sempre in giro con i suoi carichi di merci, per mare e per terra, sempre esposti al rischio di imboscate di ladri e banditi. Ma non meno periglioso è il mestiere di prestar denaro, in virtù del quale la fortuna altrui diventa la tua. Ognuno ormai conosce quel che accadde a noi e ai Peruzzi. Allorquando Edoardo, re d'Inghilterra, non onorò il suo debito, un debito che valeva un reame. Firenze non aveva mai conosciuto tanta ruina, la mercatanzia e ogni arte ne abbassò e venne in pessimo stato. Tutto avviene per la fallibile fortuna delle cose di questo mondo. Ma non si deve tacere il vero per chi ha a fare memoria di queste cose, per dare esempio a quelli che sono a venire di usare migliore guardia.